un po' stiamo facendo i geometri, Roby. Esatto. Perché abbiamo visto che finalmente questa strada è finita. Io non so quando il sindaco farà l'inaugurazione con lo sì. champagne. Esatto. Ma c'è poco da festeggiare. E vi dimostro anche perché. Adesso questa è la pista ciclabile. Sì, guarda perfetta. Che bella, perfetta, eh. Perfetta. Allora misuriamo quanto è larga, Roby. Sì. Dimmi quando arrivo là. Ancora un po'. Ancora un cincin. Ecco. 2,50. Fammi vedere. 2,50. Eccolo. Vedi? Lì. Sì, perfetto. Andiamo verso la fine, diciamo. Allora vai verso questa giù. Questa riga gialla. Sì. Ho chiesto ai tecnici. Sì. È un separatore. Sì. Dai posteggi o dalla carreggiata, diciamo, alle biciclette. Se tu vai a vedere dove c'è il posteggio laggiù, qua finisce il posteggio, c'è un'area morta proprio per aprire la porta. Sì, quasi. Non capisco sì. perché, arrivati alla fine del corso verso la stazione, dove andiamo a sbattere in sì. questa isola, sì. hanno continuato sì. a mettere in sicurezza. Sì. Potevano fare la pista a fianco di questa isola ecologica qua, diciamo, sì. con spazio di traffico. Invece cosa hanno fatto? Hanno mantenuto la distanza e hanno ridotto la corsia. La corsia. Allora andiamo a vedere. Allora, qua adesso, sì. ti ricordi abbiamo già fatto una puntata? Sì, quel famoso marciapiede. Sì, non vedente si incasina sì. perché il non vedente arriva qua, non capisce dove deve andare. Sì, fa le corse proprio. Ecco, adesso potrebbero fare un unico, visto che c'è solo un senso. Esatto. Potrebbero tirare via queste barriere. Sì. Anti. Andiamo a misurare laggiù. Dai, via. La pista ciclabile finisce e inizia qua. Ecco. E arriviamo in fondo. È sempre peggio però. Allora qua abbiamo, diciamo, prendiamo la misura da qua. Sì, dai, così. Qua abbiamo 1,10 m. Sì. Di qua. E qua è fatta per quelli più grandi. Qua 1,50 m regolare. Sì. Ecco, quindi si sta riducendo sempre di più. Arrivando in fondo, giustamente hanno messo in dare precedenza perché qua sì. si arriva sulla rotonda. Sì. Vediamo quant'è. 1,21 m. Sì. E l'entrata invece è 1,62 m. Sì, c'è qualcosa che non quadra. Giriamo. Però dal mio punto sì. di vista. Però vedi che traffico che c'è, no? Sì, boh, sulla rotonda sì. normale. Dal mio punto di vista, sì. io non sono un architetto, un geometro, ma mi domando, quelli che devono uscire dal corso per andare in stazione fanno questa strada qua e va bene. Ma i ciclisti che devono entrare in questa pista ciclabile, che vengono dalla stazione, sì. rischiano la vita tre volte. Primo incrocio là, secondo incrocio, terzo sì. incrocio e poi girano qua, arrivano così, col freno dietro inchiodano, contro sterzo e vanno. Sembrava più logico o fare un anello ciclabile sì. o fare l'entrata dall'altra parte dove c'è la striscia, dove sono le strisce pedonali, in maniera che uno imboccava il corso, andava direttamente là, esatto, e poi entrava in pista ciclabile. Sì. O se no, la più semplice, la più bella, sì. era da fare delle strisce pedonali laggiù, che mancano, sì. e fare la pista ciclabile che prosegue sul marciapiede fino in stazione. Esatto, perché per andare in stazione non c'è, esatto, no? tu arrivi qua, sì. anche come pedone, se devi andare in stazione, sì. non puoi attraversare lì. Dovresti fare un attraversamento, due attraversamenti, tre attraversamenti. Domandiamo ai grandi saggi, perché non hanno fatto un passaggio pedonale lì, che c'è il 30 all'ora, e quindi come è lì, così possono farlo anche lì. Sì. E sarebbe utile per le biciclette che arrivano lì e attraversano e vanno in stazione. E io farei dalla stazione, adesso andiamo a vedere, sì. per capire meglio, una pista ciclabile sul marciapiede in su, in maniera che i ciclisti non devono fare la rotonda della morte. Perché sai che in sì. cimitero hanno buttato più di qualcuno sotto in bicicletta perché non hanno pensato a fare una pista ciclabile. Ecco qua, secondo me dovrebbero fare una cosa sensata. Vedi, in bicicletta vanno senza mani, girati, guarda che bello. Ah, boh, dai.
senza mani. Ciao. Thank you very much. Quindi i giovani usano anche andare senza mani, e sì, certi addirittura vanno col telefonino, e quello è il massimo della libidine. No. Andiamo in stazione per capire la pista ciclabile come si potrebbe fare. Perfetto, chiudiamo qua. Zotti, ma io devo andare in stazione. Tu fai il corso, fai un pezzo di via Aquileia. Sì. E arrivi qua, e quando sarò sindaco io, sì, faremo il passaggio pedonale per andare in stazione. Perché? Ma devo andare fino laggiù in fondo. Fino laggiù del distributore. Per andare in stazione. È una mancanza non da poco, insomma. Esatto. Probabilmente era finito il colore. I 50.000 euro sono finiti, il budget non c'è più e hanno eliminato il passaggio. Però vieni a vedere. Sì. Quest'altezza qua si potrebbe fare un passaggio pedonale, ciclabile e pedonale. Esatto. Così quelli della stazione, adesso ti faccio vedere dove sono le biciclette, sì, vengono su e attraversano, ma direttamente in pista ciclabile senza rischiare la vista. Senza far tutto il giro. Questa rotonda pericolosissima, guarda. È che vero. Traffico che sì, c'è, sì, guarda. Se veramente un ciclista rischia la vita tre volte. Ma venendo fuori da stazione, uno, due, ci sono tre incroci pericolosissimi. Ma minimo proprio. No. Sì. Tollerò ancora un attimo, chiude e andiamo a vedere i posteggi delle bici. Perfetto. Di stazione, per farvi capire un po' come si progettano le cose. Per l'amor di Dio, noi siamo poveri comuni mortali, però sì, secondo noi potrebbe essere un'idea. Se tu vedi qua all'orizzonte, ci sono tutte le biciclette. C'è, sì, sì. Guarda. Una panoramica delle biciclette, esatto, qua. Addirittura hanno anche quelle biciclette famose. Ah. Sai, quelle del comune. Del comune. E come sempre. Guarda se le gomme sono buone. Ottime. Ottime proprio. Guarda che bene. Mamma mia. 200 atmosfere. Ma com'è possibile sta roba? Vieni qua, Roby. Oh, c'è anche. Poi qua c'è una bici elettrica. Ah. Che non ha niente a che vedere. Ma proprio? Perché le bici elettriche hanno un sistema. Sì. Con le colonnine che si caricano le batterie. Questo è un posteggio normale per bici normali e non vanno le bici elettriche qua. Quindi mi domando, l'ingegnere che ha inventato l'attacco, non so perché l'ha messo qua, non lo so. Potrebbe essere anche che magari, non lo so, bisogna chiedere a De Sordi, lui è un tecnico. Ah, lui è il tecnico? Sì, per me questa postazione qua non è, sì, collegata per caricare le batterie. Perché ti ricordi invece quelle con il computer? Sì, sì, tutto calcolato. Altre... Sì, sì, esatto. Attenzione alla signora che deve passare. Prego. Grazie. Quindi, Roby, hanno sbagliato di posteggiare la bicicletta. Qui non si ricarica e si scarica. La pista ciclabile, Roby, dovrebbe, sì, partire da qua, visto che tu hai la bicicletta in stazione. Sì. Senza nessun rischio, partire sul marciapiede. Direttamente. Sono scalini qua, vai. Sì. Fare una pista ciclabile come c'è da tanti marciapiedi in su, eh sì, eh? E da qua si arriva direttamente sulla rotonda con un passaggio pedonale ciclabile, non c'è nessun rischio, quindi in pratica una sicurezza tremenda. Uno, sì, facendo questa strada qua, poi è chiaro, se incontri un pedone ti fermi, no, si sposti, insomma, ma però è in sicurezza questo. Arriva sulla rotonda, gira un po' a sinistra, attraversa la via Duca d'Aosta, no, via Aquileia, sì, ed è già sulle piste ciclabili e ha risolto il problema. Questa potrebbe essere un'idea. Sindaco, ci pensi? Guarda anche là quante biciclette che ci sono fuori legge, sì, perché il posteggio è insufficiente. E perché? Perché se tu vai a vedere le altre città, sì, fanno non i posteggi così che occupano 4 metri, tettoia, corsia, si agganciano e stanno al coperto. E con quel spazio qua te ne stanno, sì, il doppio. Sì, esatto, sì. Però bisogna comprare le tettoie con i ganci. Probabilmente i ganci. Il comune non ha soldi. Non ha soldi. Però le biciclette sospese così agganciate sono sicure, occupa meno spazio.